Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Anita Stories. In questo video testerò varie ricette su come fare lo slime senza acido borico, quindi senza borace o senza soluzione per lenti, insomma, liquido per lenti. Testerò queste varie ricette così vedremo assieme quale funziona e quale non funziona, così è un'ottima alternativa per fare lo slime senza borace o acido borico o soluzione per lenti, appunto. La prima ricetta che vado a testare è la ricetta con lo slime fatto con l'Airwick, che sarebbe un deodorante per casa, diciamo. Quindi ho visto questa ricetta già in qualche altro video YouTube, utilizzavano appunto questo Airwick. Quindi sono appunto curiosa di vedere se questo funziona. Dopodiché farò il test con tante altre cose, così vediamo assieme cosa funziona e cosa no. Se vi piace questo tipo di video di test per gli slime senza borace o se volete vedere altri test per lo slime senza colla, lasciate un mi piace e fatemelo sapere nei commenti. Allora, ho preparato lo slime e vado subito a mettere l'Airwick. Quello che sto utilizzando è questo Airwick 6 in 1. Quindi ne ho spruzzato un pochino e ho iniziato a mescolare. Siccome non stava succedendo niente, ho provato a spruzzarne un po' di più. Vedevo che qualcosa succedeva, ma non tanto. Ho deciso allora di aggiungere il bicarbonato di sodio, come si fa appunto quando si utilizza la soluzione per lenti. Ho Allora ragazzi, ero felicissima perché stava funzionando, però non era ancora completo del tutto, quindi ho aggiunto ancora un po' di bicarbonato di sodio. Dopodiché l'ho preso e testato un po', però era ancora un po' appiccicoso. Quindi ho aggiunto ancora un po' di Airwick. Ed eccolo qua, ragazzi, ero felicissima che funziona, che ho trovato un'alternativa all'acido borico o la borace. Quindi, se non avete l'acido borico, borace, soluzione per lenti, insomma, potete usare l'Airwick e funziona al 100%. Ora, non so se solo l'Airwick oppure anche altri deodoranti per il bagno, per la casa. Quindi ho deciso di testarne un altro. Purtroppo non ne avevo altri, altrimenti ne avrei testato altri. Però voi a casa provate con il vostro deodorante da casa o da bagno e fatemi sapere se ha funzionato, così vediamo se è un ingrediente che sta appunto nei deodoranti da casa e da bagno oppure se è solo nell'Airwick. Io sto usando questo qua che è un altro deodorante, sempre dell'Airwick, però è differente. Metto appunto il bicarbonato di sodio prima. Ed eccolo qua, lo spruzzo un pochetto. E inizio il mescolamento. Mi raccomando, anche voi a casa, se provate, fatemi sapere nei commenti quali deodoranti hanno funzionato e quali no, così ci aiutiamo tutti a vicenda. Oppure fatemi sapere se conoscete qualche altro metodo per sostituire l'acido borico che volete farmi sapere. Allora, ho visto che ancora non si stava formando, quindi ho provato a spruzzarne un po' di più. Non vi dico dopo la mia camera come profumava, tanti profumi veramente. E continuavo comunque a mescolare, però ho visto che non si trasformava in slime ancora. Ok,
Ho continuato per un po', però purtroppo questo tipo di deodorante non ha funzionato, quindi sicuramente solo con alcuni tipi. Mi raccomando, fate anche voi la prova e fatemi sapere nei commenti. Passiamo subito a quest'altro che ho deciso di fare rosso. Qua sto utilizzando il Febreze, che è una specie di deodorante lo stesso, neutralizza gli odori. Ho aggiunto anche il bicarbonato di sodio e ho iniziato a mischiare. Però purtroppo è rimasto liquido, quindi purtroppo neanche il Febreze funziona. Proviamo subito quest'altro metodo. Tra l'altro questi metodi, alcuni volevo provare io così per curiosità, alcuni ho visto appunto su internet che avevano provato con queste cose, alcuni erano riusciti, quindi per quello ho deciso appunto di testarli con voi. Se voi vorreste farmi testare qualcos'altro, che sia per lo slime senza colla o senza acido borico, fatemelo sapere nei commenti e sarò felice di testarlo per voi. Allora, questo qua ho deciso di farlo verde. Mettiamo subito un po' di bicarbonato di sodio. Per questo ho utilizzato il detersivo. In molti mi avete detto che per voi il detersivo funziona. Il Dixan, se non sbaglio, fatemi sapere nei commenti qual è il detersivo che funziona. Io avevo solo questo e ho provato perché ho sentito dire appunto che in alcuni detersivi c'è un ingrediente che comunque fa reazione e funziona, mentre in altri detersivi no. La parola del giorno è slime più l'ultima cosa che avete mangiato più il colore delle vostre calze. Quindi, ad esempio, per me è slime banana rosa. Scrivetemi nei commenti qual è per voi. Ecco, a quanto pare io ovviamente dovevo avere il detersivo sfigato che non ha questo ingrediente. Quindi ovviamente non ha funzionato. Ditemi voi nei commenti quale detersivo dovrei usare. Passiamo subito a quest'altro metodo, se non sbaglio, questo è l'ultimo. Sì, passiamo subito all'ultimo metodo. Allora, metto nuovamente la colla, questa volta. Ah sì, tra l'altro stavo prendendo il colorante con lo stecchino già sporco, vabbè, lasciamo perdere. Questa volta l'ho voluto fare. Che colore era? Nero. Ah sì, l'ho voluto fare nero, però ne ho messo troppo poco, quindi è diventato questa specie di grigio sbiadito, bruttissimo. Poi aggiungo il bicarbonato di sodio. Questa volta ho voluto provare con lo shampoo secco. Io ho questo qua della Batiste, però insomma potete provare con qualsiasi shampoo secco, penso che gli ingredienti siano gli stessi. Allora, in realtà la consistenza era un po' particolare, diciamo. Vedevo che si è amalgamato, diciamo, un pochino ed era leggermente meno liquido, diciamo. Però comunque purtroppo non ha creato proprio lo slime. Quindi sono felice comunque di averli testati per voi e sono felice che l'Air Wick funziona. Mi raccomando, fatemi sapere tutto nei commenti e se volete potete seguirmi su Musical.ly, Instagram e Facebook come Anita Stories e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti, un bacione!